Davide Cesaretti, allenatore del Santa Maria. Santa Maria come un leone ferito, sonnecchia al sole il primo tempo, poi quando viene colpito reagisce e arriva un punto importante contro una formazione molto quotata in classifica. Beh, sinceramente non sono tanto d'accordo sull'analisi neanche del primo tempo, assolutamente, perché nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto quattro occasioni da gol, tre clamorose indietro l'altra, abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco, abbiamo giocato bene. Purtroppo abbiamo preso questo gol perché ci siamo un attimino, nell'unica azione che hanno fatto in tutta quanta la partita, perché ci siamo un attimino disuniti, sono stati bravi loro, una palla in verticale, i due difensori centrali non sono stati pronti nel ripiegamento. Però anche il primo tempo abbiamo fatto molto bene, il secondo tempo poi invece siamo stati proprio eccezionali per intensità, per furore agonistico, per tante piccole caratteristiche che qualità che noi abbiamo, che non sempre tiriamo fuori e che oggi in una partita importantissima invece siamo stati in grado di dimostrare. È stato quello che poi ci ha condotto a pareggiare una partita che avremmo sicuramente strameritato di vincere. Purtroppo il calcio è questo, dobbiamo comunque essere orgogliosi della prestazione, perché prestazioni come queste, giocando così, nonostante una squadra
avversaria che è passata in vantaggio immeritatamente, che poi dopo ha fatto di tutto per rallentare, spezzettare il gioco, tutte chiuse all'indietro, pensavo solamente a difendersi e ripartire. Siete bravi perché non abbiamo perso la bussola, cosa che ogni tanto invece ci capita, essendo una squadra piuttosto giovane. E fino a che poi dopo non è arrivato il gol dell'Aversana, che era entrato da pochi minuti, che è stato fondamentale nel suo come approccio alla partita. Io chiaramente oggi speravo, volevo vincere, la partita l'abbiamo fatta in tal senso, però devo analizzare la prestazione che è stata eccezionale da parte di tutti quanti i miei giocatori, e avanti così con questa mentalità qua sicuramente riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Quanto ha pesato l'assenza di Emanuele Mbraguglia come peso offensivo nelle occasioni, soprattutto quella al quarto minuto col batti e ribatti sulla linea di porta e la palla alla fine non è entrata? Ma non lo so, col senno di poi è sempre difficile valutare, giudicare. Emanuele Mbraguglia per me è un giocatore importante, ma quelli che oggi l'hanno sostituito hanno giocato molto bene. Ultimamente non era neanche Emanuele al massimo della condizione, quindi va bene così. Castronovo ha giocato una buona partita, è un ragazzo che ha delle grandissime qualità, deve solamente credere ancora di più nelle sue possibilità che sono enormi e continuare così, perché la strada che ha imboccato è quella giusta. Noi crediamo molto in Castronovo, così come crediamo molto in Mbraguglia e in tutti quanti gli altri ragazzi che fanno parte di questa rosa. Emanuele ha preso una giornata solamente, adesso vedremo in settimana la sua condizione e poi valuterò per domenica, che abbiamo un'altra partita a spareggio.